Ecco, questo sta prendendo fuoco. Attenzione. Oh. Adesso scopriremo se realmente qua sotto c'è qualcosa o non c'è assolutamente niente. Allora, 3, 2, 1. Eccolo, eccolo. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Benvenuti in questo nuovo video vlog. Allora, oggi farò degli esperimenti, dei trabocchini. Sapete che io sono uno scienziato e che provo trabocchini ogni tanto. Mi sono segnato qua degli esperimenti, dei test, dei trabocchini, chiamateli come volete, che ho visto su TikTok, i più famosi di TikTok dell'ultimo mese, tipo. Quindi oggi li andremo a testare insieme e capiremo se sono trabocchini o se sono funzionanti. Non so se ho reso l'idea. Man mano che proverò queste robe, vi uscirà qua di fianco il TikTok esempio, cioè nel senso, avete capito? Allora, il primo, come vedete, è una bustina di tè che vola, cioè proprio vola. E quindi quello che ci serve è un accendino, che ce l'abbiamo tutti a casa, e delle bustine di tè. Non so se ce l'avete tutti a casa, ma io sì, ce l'ho tantissime. Vedete qua di tè ne abbiamo tantissime. Abbiamo questo, quello, quello, quello. Ne abbiamo tanti. Quindi, ora, c'è anche dietro. Siamo pieni di tè. Uno. E due. TikTok usano una bustina di tè tipo questa. Ma visto che noi abbiamo anche questi qua, io farei un test anche con queste qua. Prendo il gusto che mi piace di meno. Mandarino. Sì, mandarino, perché qua sono avanzati tutti quelli al mandarino. Staccando il filo ho appena scoperto una cosa fantastica. Cioè, le bustine di tè sono lunghe così. Non lo sapevo. Pensavo fossero così. Ma è incredibile questa roba. Spero vivamente che non che questo trucchetto funzioni, perché a me non cambia la vita, ma spero vivamente che si veda in camera se dovesse funzionare, perché secondo me è una figata. Allora, partiamo con questo qua triangolare, che in realtà la forma è rimasta uguale, identica, sperando di non bruciare tovaglie e tovaglioli. Muniamoci. Ecco qua, eccola. Ho preso questo. Ci siamo. E uno, e due, e tre, via. Vabbè. Ragazzi, qua non succede proprio niente. Cioè, si squaglia e basta. Ok, e questo è andato. Oddio. Si è versato. Si è versato tutto il tè. Proviamo con questo. A questo punto lo mettiamo così in piedi. Ecco qua. Ecco qua. Eccolo. Ci siamo, eh? Ci siamo. Ecco, questo sta prendendo fuoco. Attenzione. Oh. Oh. Funziona. Funziona. No, vabbè, sto volando. Oddio. Ha funzionato. Non me l'aspettavo, lo giuro. Guarda, ci sono pezzi ovunque. Yeah! Ora tocca pulire tutta sta roba. Felpa spettacolo, ovviamente. Il primo trabocchino ha funzionato. Incredibile. Per il secondo trucchetto ci servirà un vasetto di Nutella, perché come vedete qua sta spopolando tantissimo su TikTok un video, che poi ha iniziato a farne tantissimi, dove dicono che all'interno del tappo della Nutella, ovvero qua sotto, c'è tipo un coltellino, un cucchiaino che serve per spalmare la Nutella. Quindi ora andiamo a vedere se è vero o non è vero. Oh, poi ci serve un coltello per aprire. Questo qua non mi sembra molto ottimale. Ok, questo qua dovrebbe andare. Eccoci qua, questo è il mio tavolino da lavoro, quello che uso anche per i TikTok dei cereali. Allora, qua abbiamo il nostro vasetto di Nutella. Apriamo, ovviamente è finita. Qua abbiamo il nostro tappo. Dobbiamo riuscire a... Ok, l'ho aperto, eh. Adesso scopriremo se realmente qua sotto c'è qualcosa o non c'è assolutamente niente. Io ho già un presentimento. Allora, 3, 2, 1. E infatti, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. Quindi questo TikTok è fake, fasullo. È stato un bel trabocchino. Ora passiamo col prossimo test, col prossimo TikTok. Praticamente in questa quarantena tanta gente è da sola. E quindi hanno inventato questo TikTok dove battono il 5 a una mano finta. Come fanno a farla? Prendendo un guanto, mettendoci dell'acqua dentro e lasciarlo nel freezer. E in teoria, facendo così, si ghiaccia tutto, poi andando a tagliare diventa una mano. Quindi proveremo anche questo. Vediamo se davvero viene una mano o semplicemente viene una cagata. Allora, qui abbiamo la nostra tinta, ma non ci andremo a fare la tinta. Ma la scorsa volta, quando ho fatto la tinta nel video precedente, c'erano quattro guanti e ne sono avanzati due. Uno è qua, ora lo riempiremo. Ah, scusate se c'è un po' di rumore, ma c'è la lavatrice che sta andando. Allora, questi guanti sono molto molto sensibili, molto fragili, ecco. Allora, ecco qua, noi abbiamo riempito il nostro guanto, c'è solo un dito che non va bene. Ora dobbiamo cercare di legarlo senza romperlo. E in effetti, come vedete, sembra un amico. Cioè, vedete, qua ci sono le gambe, qua c'è la terza gamba, qua ci sono le mani. E questo dovrebbe essere il nostro amico di questa quarantena. Non riesco a fare il nodo. Oddio.
È proprio un amico questo qua. È proprio un omino. Ok, ce l'abbiamo fatta. Nodo fatto, questo qua dovrebbe essere il nostro amico. Ora lo mettiamo in freezer. Il freezer è pieno. Qua c'era già un test, ma come vedete questo è andato un po' male. Per questo prima dicevo che erano fragili i guanti, perché prima ho provato e si è bucato tantissimo solo soffiandoci dentro. Allora, il nostro amico lo mettiamo qui. Ok, ciao, a dopo. Allora, ora che abbiamo messo il nostro amico in freezer, ovviamente dobbiamo aspettare che si congeli. E nel frattempo proveremo qualche altro test. Il prossimo sarà creare un tieni telefono, non so come, un appoggia iPhone, un appoggia telefono, per forza iPhone, con una forchetta. Voi dite, ma come? Adesso vedrete. Ci serve una forchetta, prenderei questa qui. Ci serve una pinza e ovviamente qua io ho la mia cassettina dell'IKEA da lavoro. Ecco qua, quindi abbiamo la nostra pinza e la nostra forchetta. Eccoci qua di nuovo sul nostro tavolo da lavoro. Allora, per creare questo appoggia telefono con una semplice forchetta, come vedrete nel TikTok di fianco, bisognerà avere una forchetta ovviamente con quattro punte, ok? Tirare giù quelle nell'estremità e su quelle all'interno. Ovviamente per questo TikTok ci vuole una forza bruta, ma barbuto è sempre forzuto. Quindi proviamo. Ok. Wow, ok, e le prime due sono andate. Ora, quelle estreme all'ingiù. No, devo farle uguali perché sono un po' storte. Ancora un pochino. Ecco qua, adesso abbiamo, vedete, questa forma qui. Ora prendiamo l'estremità di sotto, in teoria. L'estremità qua, scusate, quelle che avete tirato su. E le pieghiamo un po'. Cioè, dovete prendere le punte proprio. Oh my god. È un lavoro duro, questo qua è il pezzo più difficile. Oh. Oddio, si è rotto? No, ci siamo quasi. Eccoci. Ok, e avremo questa forma qui. E ora vedremo se funziona. Sta più o meno in piedi. Credo di aver sbagliato, forse era il contrario. Allora, proviamo a mettere il telefono. Allora, ho fatto un casino, era il contrario. Infatti non funziona. Cioè, vedete, cade. Quindi rifaccio. Allora, dovete fare il contrario. Quindi quelle lì che erano in mezzo devono stare di sopra e quelle esterne devono stare di sotto. Ok? Quindi riaddrizziamo queste due se riusciamo. Sì. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. E ora questi qua li curviamo. Beh, uno e due. Ecco qua. Ora, come vedete, sta perfettamente in piedi. Io dico che è fantastico. Questo qua è molto utile. Adesso vediamo se sta anche all'impiedi. Ma ne dubito. All'impiedi non sta, maledizione. Però potremmo fare una modifica. Ecco qua, ho fatto una modifica. Ho piegato un po' di più quelle superiori. E il telefono sta anche in piedi. Raga, è fantastico questo trucchetto. Wow. È utilissimo. Guardate qua. Con una semplice forchetta. Visto che tutte 100 le felpe che ho caricato sono andate sold out, anche quelle, ho deciso di caricarne altre 100. Quelle 100 sono andate sold out in tipo un giorno e mezzo. Quindi io vi consiglierei di andare in descrizione nel primo commento se volete una felpa, un pezzo di barbuto, di acquistarla subito prima che finiscano di nuovo. Ora, dobbiamo attendere che l'acqua nel guanto si ghiacci. Ora andiamo a vedere a che punto è. Allora, quello che avevo messo per prova è qua, che è scassato ed è bello ghiacciato. È ghiaccio. Quello che abbiamo messo noi, ancora no, dobbiamo aspettare. Nel frattempo io mi sto facendo un cafferino che sta uscendo. Allora, nel frattempo che lì si ghiaccia tutto, mi bevo un bel caffè. Poi ho anche altri due trucchettini da far vedere, che però non sono life hacks, ma sono trucchetti per fare degli scherzi ai vostri amici, ai vostri familiari, in base a chi avete a casa, se avete a casa qualcuno, visto che non possiamo andare a trovare nessuno. Caffè bevuto. E poi volevo dirvi che in descrizione e nel primo commento trovate anche il mio nickname di Twitch, perché sto facendo stream live ogni sera alle ore 21. Siete sempre di più. Per chi ancora non lo sapesse, vi lascio il nickname. Se non siete iscritti a Twitch, iscrivetevi e iniziate a seguirmi. Se siete iscritti, iniziate a seguirmi. Se non siete iscritti e non volete iscrivervi, potete comunque guardare le mie dirette ogni sera alle 21. Nickname Giuseppe Barbuto. Allora, per questi due nuovi trucchetti per fare gli scherzi ai vostri amici, ai vostri parenti, chi avete a casa, sono molto molto semplici. Io li ho già fatti su TikTok. Sto portando questo format dove praticamente mi faccio gli scherzi da solo. Però non dovete per forza farli da solo come faccio io. Potete farli benissimo agli altri, perché fidatevi, funzionano. Il primo è molto semplice, lo conoscete tutti, è quello della pellicola trasparente. Se la mettete bene sarà praticamente invisibile. E quello che mi piace di più è quello di metterlo sulla porta, in modo tale che uno va sulla porta e gli rimane nella faccia così. Qua di fianco vedrete sicuramente quello che ho fatto io. Il secondo, che secondo me è lo scherzo più bello di tutti da fare in casa, dovete prendere praticamente le basi per i dolcetti, ok? Che potete trovarle al supermercato, ovunque. Un uovo, che anche quello ce l'abbiamo tutti. Mettete l'uovo
sulla base del dolcetto e poi ricoprite di panna. Poi se voi avete anche qualche glitter, qualche cosa che si mette sui dolci, potete metterlo per abbellirlo e per farlo sembrare ancora più realistico. E poi offrite questo dolcetto molto molto gustoso ai vostri amici, ai vostri parenti. E anche lì me lo sono fatto da solo. Se proverete a fare una qualsiasi cosa di quelle che ho fatto all'interno del video di oggi, ma soprattutto gli scherzi, mi raccomando pubblicateli su TikTok o ovunque e taggatemi, mandatemeli, perché assolutamente io voglio vedere le vostre versioni. Tra l'altro ogni mattina mi sveglio, vedo questo sfondo che ancora è da completare, ma non posso dirvi con cosa, ma lì in mezzo ci andrà una cosa fighissima. E ogni volta mi chiedete dove li hai presi, dove li hai presi. Nessuno mi paga per dirlo, ma se volete in descrizione vi lascio il link di dove li ho comprati, su Amazon. Ora dobbiamo semplicemente aspettare che il ghiaccio nel guanto si ghiacci e vedremo se l'ultimo life hacks, l'ultimo test, l'ultimo trabocchino funziona o no. Mi raccomando, lascia un bel mi piace se sei nuovo sul canale, iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto, perché ti do il benvenuto con un cuoricino, e attivate tutti la campanellina. Ok, dovrebbero essere pronti, andiamo a vedere. Ok, il nostro amico è pronto, vorrei non romperlo. Ok, coltello, tagliamo. Oddio, ma io ho paura di rompere il ghiaccio. Ok, oh cazzo. Eh no, andiamo nel lavandino. Allora, qua abbiamo un dito. Questo è il nostro primo amico. La mano si è ridotta malissimo, raga. Ecco, abbiamo ucciso il nostro amico. Qua abbiamo il nostro secondo dito. Questo abbiamo il nostro terzo dito. Qua abbiamo il nostro quarto dito, ne manca uno. Dov'è? Beh, questo direi che è venuto un po' storto. Ecco i nostri amici. Give me five, bro. Give me five. Give me five, bro. Bene, questo esperimento è riuscito a metà. Aspetta che ne ho un altro. Questo è rimasto bloccato. Come hai fatto? Questo è rimasto bloccato. Perché? Oddio. Oddio. Abbiamo due pollici. Niente raga, qua abbiamo una collezione di dita. Se siete interessati, contattatemi. Avranno vita breve, quindi affrettatevi. Niente, non siamo riusciti a ricreare la mano per battere il 5. Quindi niente, questo trabocchino è un trabocchino. Ok, questo video finisce qua. Vi ricordo di iscrivermi e seguirmi in ogni posto. Instagram, YouTube, no YouTube ci siamo già, Twitch, ovunque. Ci vediamo ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica sul mio canale, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video. Ciao!